Ciao Daniela, come mai siamo qua di fronte a Montecitorio questa mattina? Siamo qua insieme al popolo degli agricoltori, c'è l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, ma c'è anche il Movimento di Civiltà Contadina, poi c'è l'ARPA e ci siamo anche noi di Lega Ambiente in rappresentanza, diciamo, del movimento del popolo ambientalista, di coloro i quali in sostanza crede che la terra è un bene comune, una gestione efficace e funzionale dell'ambiente passa attraverso una gestione pubblica, e quindi la proposta del governo, cioè quello di mettere in vendita tutti i terreni demaniali, non è per noi una proposta condivisibile, considerato che questa è una proposta, uno strumento che non lascerebbe spazio ai piccoli imprenditori, magari anche ai giovani agricoltori che non hanno una disponibilità, una liquidità per accedere all'acquisto di questi terreni. Per questo motivo riteniamo opportuna una scelta diversa che va nella direzione di una messa in locazione di questi terreni demaniali, motivo per cui lo Stato non perderebbe neanche il controllo, diciamo, di questi terreni, che una volta venduti non tornerebbero, diciamo, più a casa, mettendoli in affitto e funzionale anche ad un'altra progettualità. Quindi sicuramente si possono dare dei benefici immediati alle casse dello Stato, ma portare avanti dei progetti di lungo periodo, quindi dei progetti per esempio sull'agricoltura sociale, di tutela della biodiversità agraria e paesaggistica dei territori, considerato che anche diversi terreni demaniali sono sulle aree rurali. In altro modo significherebbe dare spazio ai giovani, agli imprenditori, giovani e singoli, e non solo a chi ha a disposizione una liquidità massiccia per accedere a questi terreni. Grazie Daniela, ciao! Grazie, ciao!